Il Governo, che in questo momento è rappresentato solo dal sottosegretario De Vincenti, essendo il Presidente del Consiglio dei Ministri di partito appena terminato l'intervento del senatore Piano, Renzi Piano, come mi viene giustamente fatto notare, evidentemente, è evidente, si dichiara contrario a quanto è inserito nelle mozioni che verranno respinte. Ovvero si ritiene contrario il governo all'istituzione di una zona economica speciale, come noi chiediamo, come la Lega richiede, affinché in quelle zone possa ricostruirsi un tessuto economico che garantisca alla gente di poter vivere e ricostruire le attività produttive. Evidentemente il governo si ritiene contrario alla nostra proposta di chiedere il rinvio nel pagamento degli oneri previdenziali, di chiedere che non vengano lasciati in capo a chi è oggi terremotato anche oneri che maturano anche interessi sui mutui, su altre cose che non sono in grado oggi di pagare. Queste cose noi le chiediamo qua dentro. Io avrei preferito, e sarebbe stato molto più coerente da parte del governo, la richiesta a tutti i gruppi di opposizione di partecipare alla stesura di un documento unitario. Proposta che noi non abbiamo sentito, il che dichiara che l'obiettivo vostro qua dentro oggi, ancora una volta, non era quello di trovare un'unità del Paese per dare una risposta forte e seria rispetto al terremoto e alla futura prevenzione da fare, ma il vostro obiettivo, come avete ben declinato con i fotografi, era solo quello di realizzare uno spot preelettorale per poter convincere magari qualcuno truffaldinamente sulle capacità del governo. Se no non avremmo capito e non riusciamo a capire la presenza istantanea di Renzi, a parte per prendersi il cappuccino, per ascoltare solo l'intervento del senatore Piano come se tutti gli altri qua dentro fossero degli sciocchi e non meritassero dell'attenzione da parte del governo. E i fotografi se ne sono andati, quelli che avete fatto spostare anche nella tribuna per potergli fare il primo piano. Questo, Presidente, questo non è serio, perché stiamo parlando di cose serie, qui dentro ci sono proposte, non abbiamo sentito da parte del governo un'argomentazione per dire che non sono degne di essere votate dalla maggioranza qui dentro, non lo abbiamo sentito. E lo dico al senatore Piano, che ci venisse qualche volta di più in Senato, non è uno sfizio, è un dovere. Se ha accettato, come ha accettato, di fare senatore a vita, si ricordi che qua dentro si trattano argomenti importanti tutti i giorni, che riguardano la vita dei cittadini tutti i giorni. Lo dico, e come se lo dico, perché io sono un cittadino eletto dal popolo, non nominato da Napolitano, ricordatelo! Le ho invitato ad attenersi al tema della dichiarazione di voto. Presidente, io mi atterrei al tema della dichiarazione di voto se se ne fosse parlato del tema, ma abbiamo assistito solo uno spot, ribadisco. Noi qui dentro chiediamo sgravi fiscali, chiediamo aiuto, chiediamo che sia ricostruito. Uso le parole che ha usato prima il senatore Piano, che sia fatto un rammendo socio-economico, consentendo a chi oggi è ancora là, nelle tende, ad aspettare che gli venga data una struttura fissa, di rimanerci accanto ai propri allevamenti, di rimanere accanto alle proprie case. Chiediamo una cosa banale e semplice, che le pene previste per lo sciacallaggio e per gli altri delitti infami che vengono compiuti nelle aree colpite dal terremoto siano elevate, perché questo è un ulteriore segno di inciviltà. E su queste cose si può dir di no. Il governo non dice nulla, perché neppure le ha lette. Su questo siamo veramente rammaricati. Noi continueremo nella nostra proposta e continueremo a dire ai cittadini che noi siamo in grado di difenderli. Loro fanno solo spot. Come avete fatto per il ponte sullo stretto? Che cos'è il ponte sullo stretto? Uno spot preelettorale. Quei soldi usateli per dare la sicurezza a tutti gli altri comuni della fascia appenninica che sono nelle stesse condizioni di Amatrice. Allora farete una cosa seria, se no è solo uno spot elettorale.